I residenti del quartiere Sacra Famiglia, nella zona est di Prato, non ci stanno a sopportare degrado, spaccio, accampamenti sotto casa che i recenti sgomberi della vicina ex sede della Croce Rossa hanno accentuato. Dopo aver presentato esposti in questura e in prefettura senza aver ottenuto alcun effetto, i cittadini hanno raccolto oltre 430 firme già depositate in comune per essere ascoltati dalla Commissione Consiliare 3 che si occupa di sicurezza. Ci accompagnano nel grande giardino pubblico e nell'attiguo parco per mostrarci dove vivono e si nascondono gli sbandati. Con il loro arrivo sono aumentati i furti, danneggiamenti alle macchine, sporco tra siringhe e bottiglie usate per fumare crack. Non mancano anche scene spiacevoli, quale sesso all'aperto in pieno giorno, fontanelle usate come doccia, via vai di tossicodipendenti a caccia di dosi. Che la zona ritorni la zona che era 2 anni fa, una zona che veniva frequentata da bambini, da ragazzi giovani, dove venivano fatti picnic, compleanni con le famiglie. Una delle persone promotrici della petizione è stata seguita fin sotto casa a scopo intimidatorio. Inutile dire che i cittadini hanno paura, come conferma il titolare del vicino bar pasticceria. Furti ai clienti, furti a noi, ai dipendenti, paura a far entrare i dipendenti da soli la notte perché comunque non si vive tranquilli. Si farà portavoce delle istanze dei residenti Claudio Belgiorno, capogruppo di Fratelli d'Italia. Lo porteremo subito all'attenzione nel prossimo Consiglio Comunale la questione e chiederemo già da oggi l'immediato sgombero di quest'area che è qui nei giardini.